Non mi tratti male, senatore. Sì, io non è che voglio intervenire, e siccome alle 4:30, alle 16:30 è iniziata l'aula, dovrei ritornare in aula, perché posso andare, faccio la scuola, ma se ci dovessero essere dei picchi in aula mi bloccheranno l'aula e conseguenzialmente non potrei intervenire. Io non ho sentito gli interventi precedenti, ma prima di intervenire vorrei ringraziare Massimiliano per aver insieme a voi coordinato questo incontro, e questo incontro dovrebbe parlare quello che dovrebbe essere la discussione che affligge in questo momento il nostro paese, il territorio che riguarda l'Europa, ma anche il mondo, in modo particolare quello che riguarda l'Italia e l'Europa. Cioè, io non tratto da nessuno, faccio una riflessione, ma che non è. Non si sente qua, Non è rivolta all'ultimo oratore, attenzione, è una riflessione che faccio a me stesso, vuol dire che non sono stato chiaro l'ultima volta che ci siamo incontrati. Cioè, nessuno vuole portare nessuno in nessun posto, né io ho interesse di portare gente all'interno di Forza Italia, né Forza Italia ha interesse di portare gente all'interno di Forza Italia. Noi stiamo sposando un progetto, tutti coloro i quali sposano questo progetto e si trovano coinvolti in questo percorso per una battaglia comune lo portano avanti, poi ognuno farà le scelte che vuole. Se invece dovessimo fare un ragionamento sotto il profilo politico, vuol dire che intavoleremo un ragionamento sotto il profilo politico, ma non è nella sede, né il momento, né la discussione di questo pomeriggio. Oggi noi parliamo di sovranità monetaria, parliamo di quella che è la sovranità comune. Poi tutte le altre questioni dal punto di vista politico sono altre riflessioni che sono fuori, secondo me, fuori tema in questo momento, perché nessuno vuole portare nessuno, nessuno vuole portare dentro nessuno, stiamo soltanto discutendo per vedere se ci sono le possibilità di condividere una battaglia politica su un tema importante e di interesse strategico per il paese Italia. Questo è l'argomento che noi dobbiamo affrontare, perché la politica deve smettere di fare parole vuote, ma deve prendere degli argomenti, sviscerarli, portare all'attenzione del popolo e dare soluzioni, indicare un percorso credibile per raggiungere degli obiettivi nell'interesse dei nostri figli. Se non restano delle parole vuote, tu vuoi venire, io non voglio venire, io voglio entrare, tu non vuoi entrare, quell'altro vuole fare la componente, a nessuno interessa niente, né tantomeno al senatore Domenico Scilipoti, ISGRO, non interessa coinvolgere nessuno all'interno di un partito politico, perché all'interno di un partito politico ci si arriva perché si condivide una strategia e su questa strategia si devono costruire delle persone che sono in grado di rappresentare i nostri figli. Allora aggiungo quello che dico sempre in giro per l'Italia: se io dovessi votare un mio amico di centrodestra, di Forza Italia, incompetente, e dall'altra parte c'è un mio non amico ma è di sinistra competente, voterei la persona competente, ecco, per chiarirci immediatamente come la penso io e come cerco di portare avanti un progetto e un percorso politico che veramente dovrebbe essere il cambiamento di questa nostra Italia, se no non andiamo a parlare in nessun posto. Noi siamo qui oggi per parlare di un tema che l'Italia ha perso e dovremmo essere in condizione di dare anche, indicare dei percorsi credibili per uscire fuori da questa crisi. Cioè oggi qui dobbiamo parlare, ognuno di noi come movimenti dovremmo dare delle indicazioni, vedere se l'idea è sposabile, nel caso in cui dovesse essere sposabile potremmo tentare di fare un fronte comune per una battaglia comune. Noi parliamo di sovranità popolare, la sovranità popolare ce l'ha l'italiano oggi o non ce l'ha più? Allora io dico che la sovranità popolare, cioè dire questo popolo non è più sovrano in niente, non è sovrano nell'alimentazione, non è sovrano nell'agricoltura, non è sovrano in niente, e in modo particolare per quanto riguarda la questione, scusate che tolgo la sovrania perché così evito di distrarmi, non è sovrano per quanto riguarda questa questione delicatissima che è la perdita di quel bene che dovrebbe essere il sistema nervoso centrale di un paese che si chiama moneta. Noi l'abbiamo perso questa sovranità, l'abbiamo persa, io faccio anche una riflessione, non so quante persone vengono dal meridione e quante vengono dal settentrione, ma non è per amore di polemiche, è soltanto per guardare ciò che è successo ieri, per renderci conto di cosa sta succedendo oggi e che cosa dovremmo programmare per il futuro. Ieri chi è che batteva moneta? Ieri batteva moneta la famosa Banca di Napoli, batteva moneta il famoso Banco di Sicilia, per una serie di motivazioni poi ci hanno spiegato che non dovevano continuare a battere. Nel 1926 abbiamo ceduto tutta la Banca d'Italia, che abbiamo detto, ci hanno detto che doveva battere per conto di tutti
pochino e perché alcune difficoltà che attraversavano questi territori, i territori meridionali, che erano i territori della Campania, della Puglia, dell'Abruzzo, del Molise, anche il Lazio, la Sicilia, eccetera, eccetera, venivano ricompensate con delle strutture che potevano essere di rilancio di questo meridione d'Italia. Questo non ci sta, per una serie di motivazioni che voi conoscete, la motivazione, ognuno può dare motivazione più o meno interessanti, ma ci sono delle motivazioni che tutti voi conoscete. Noi siamo arrivati tra un determinato periodo batte moneta la Banca d'Italia, continua a battere moneta la Banca d'Italia, però per una serie di motivazioni 20 anni fa un governo presieduto dal presidente Amato, che è un personaggio che voi tutti conoscete, io non voglio dare giudizi positivi o negativi, ma apparteneva a una cordata che non era la mia, cioè dire, perché io ho una storia politica, molti non la conoscono in malo modo per quello che è stato detto scorrettamente e non correttamente. Allora questo personaggio che apparteneva alla sinistra ha privatizzato i gioielli dell'Italia e ha privatizzato anche la Banca d'Italia, con la complicità dei parlamentari, perché un decreto va fatto ma poi va ratificato all'interno del Parlamento. All'interno del Parlamento hanno votato e hanno ratificato questo decreto che privatizzava, di fatto privatizzava la Banca d'Italia. Che cosa è successo? È successo che la proprietà della Banca d'Italia non è da 20 anni in qua, non è più degli italiani dello Stato, ma è dei privati, cioè dire dei banchieri italiani. Allora la prima cosa che io mi sono trovato a discutere anche con un esperto di problemi economici finanziari del Mato Grosso del Sud, che stavamo discutendo, e mi facevo una riflessione: ma come fa una banca ad essere controllore e nello stesso tempo controllore e controllata? Cioè come fa una banca che dovrebbe controllare i banchieri che si comportano in modo corretto o scorretto ad essere loro stessi, che devono essere controllati, ad essere loro i controllori? Allora mi faceva questa domanda, è inconcepibile, e questa dottoressa mi diceva: è inconcepibile questa riflessione, perché non ci credo che lei, senatore, stia sostenendo una tesi veritiera. È quasi una fantasia, perché non può essere che una banca, cioè dire che deve essere controllata allo stesso tempo e proprietaria della banca che dovrebbe essere controllata, per stabilire tassi, per stabilire rapporti economici, per stabilire tutto quello che c'è da stabilire. Eppure in Italia è stato fatto ciò, cioè dire, è stata privatizzata la Banca d'Italia. Il 95% di questa Banca d'Italia, che dovrebbe essere la banca dello Stato, la banca degli italiani, è del Monte Paschi, è in parte della Banca di Napoli, oggi non so che è Intesa San Paolo, è in parte delle altre banche che ci sono sul territorio nazionale. Ma dietro questi che ci sono i banchieri nazionali, ma ci sono i banchieri che stanno dall'altra parte delle aree. Allora noi ci siamo posti un problema, ecco perché dico capiamoci di quello che stiamo discutendo. Oggi qui siamo per discutere e per vedere se si può trovare una linea di intesa comune, per fare un fronte comune e per dire restituito, apro una parentesi, ora la chiudo subito, per dire restituite ai nostri figli ciò che era nostro e che voi ci avete tolto dalla nostra tasca, ci avete tolto dal nostro patrimonio. Perché ci sono dei rischi, perché non è finita con la privatizzazione della Banca d'Italia, ma c'è tutta una serie di meccanismi che vengono messi in moto, che se noi non dovessimo prendere coscienza e incominciamo a dire Forza Italia, PD, PHM, PHS, Movimento X, non facciamo altro che dividere e fare un gioco dei blocchi che stanno cercando di distruggere questo paese che si chiama Italia, con un meccanismo che poi sarà conseguenziale a catena anche per distruggere quella che è l'Europa. Perché noi ora dobbiamo affrontare il problema dell'allocazione del denaro, dobbiamo affrontare il problema di quelli che sono i beni immobili per quanto riguarda la Banca d'Italia, dobbiamo affrontare il problema delle casse della Banca d'Italia. Perché una cosa che abbiamo perso e l'abbiamo già persa e diventa difficile recuperarla, ma abbiamo un progetto che potremmo rilanciare tutti assieme e che non è di scilipoti, isgro, cioè dire di questo parlamentare di Forza Italia, ma è un progetto di legge che tutti noi potremmo sposare a prescindere dalla sigla che rappresentiamo. Ma se noi incominciamo a dire tu vuoi entrare, tu vuoi uscire, ci perdiamo in una discussione politica che non ci porterà sicuramente a fare il bene e l'interesse del nostro paese. Voglio fare una precisazione così ci capiamo immediatamente anche per il percorso del futuro. Non sponsorizzerò mai, nemmeno mio fratello, se non è all'altezza di rappresentare gli italiani e di difendere al meglio mio figlio. Potrebbe essere anche mio fratello, potrebbe essere un presidente di un movimento che ha 1 milione di voti, non mi interessa.
Noi dobbiamo incominciare a capire che la meritocrazia, la preparazione, l'affidabilità sono elementi seri per cambiare seriamente questo paese. Noi siamo per questo qui oggi in Unione. Per discutere questi tipi di ragionamenti e per vedere come poter andare a costruire un percorso. C'è il problema del 2005, ce ne sono tanti problemi, che io ho una mia storia, basta guardare quello che ho fatto al Parlamento, con tutte le scelte che sono state fatte all'interno del Parlamento, io sono stato sempre contrario perché penalizzavano quello che era il nostro paese. Allora noi abbiamo un problema, è quello che abbiamo privatizzato la banca del Carlo, che ci ha privatizzato chi? Il Presidente del Consiglio, ma il Presidente del Consiglio era il Presidente di tutti gli italiani, dice ma io non l'ho votato, è stato votato il Presidente del Consiglio e approvato il Parlamento, ma ci dobbiamo riappropriare. Allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo chiedere o tu ci ridai indietro la Banca d'Italia e noi ti paghiamo un prezzo congruo, ma congruo significa che sia normale, che sia fisiologico, che sia un prezzo massimo possibile, perché tu l'hai avuto a costo zero, e ci riappropriamo di questo problema, o mettiamo in atto un meccanismo di dire attenzione, facciamo una legge o facciamo un decreto o facciamo una legge e la portiamo all'interno del Parlamento, quindi la Banca d'Italia resterà il banchiere perché è il 95% per noi, però noi faremo un istituto di credito nuovo che significa un nuovo istituto della banca dello Stato, cioè dire una nuova Banca d'Italia che è la banca dello Stato ma che non è quella banca che oggi è proprietà dei banchieri. E questo è il primo passaggio che possiamo discutere e ragionare. Abbiamo una seconda fase, ma tutti i beni immobili, visto che la banca è al 95% dei privati, di chi sono? Sono dello Stato italiano e conseguenzialmente dei cittadini italiani, oppure sono dei proprietari della Banca d'Italia? E qui noi abbiamo una posizione per dire l'errore è stato fatto, ma tu non ti puoi appropriare anche degli immobili che sono sangue dei nostri nonni, dei nostri padri. Abbiamo un altro problema serio. Ma tutte le riserve che ci sono dentro, che sono riserve auree, di chi sono? Sono della Banca d'Italia e conseguenzialmente dei nuovi proprietari oppure sono degli italiani, e cioè dire nostri? Allora qui c'è tutta una grande discussione, perché molti dicono sì, però quello che tu dici potrebbe essere accettato, ma non è così perché la legge prevede, c'è tutta una serie di discussioni che si portano avanti. C'è una serie di discussioni che poi lasciano confusione e conseguenzialmente nella confusione che cosa fa? Prolifera il mal comportamento, perché qualcuno, i banchieri non agiscono come noi. I banchieri dicono ciò che non realizzo io lo realizzerà mio figlio, ciò che non realizzerà mio figlio lo realizzerà mio nipote, perché loro hanno una mentalità completamente della cosa. E questa è una fase. Abbiamo altre situazioni incresciose che oggi siamo chiamati a affrontare. Cioè il sistema del comportamento delle banche o della banca, perché voi sapete che prima c'erano due sistemi di banche, una che era di investimento e l'altra era di investimento e di profitto e l'altra era di risparmio. Cioè dire una banca commerciale e una banca, non so se il termine è corretto, banca di investimento o banca di affari, metteteci voi il nome che volete. C'erano prima due situazioni che oggi non esiste, esiste solo ed esclusivamente una banca che fa tutto. Allora a un certo punto, per sintetizzare che cosa succede, che quando qualcuno che è più furbetto ha rapporti con coloro i quali sono i dirigenti di alcuni istituti e fanno degli investimenti ad altissimo livello, se l'investimento va a buon fine, allora loro che dicono, bene, è andato a buon fine, loro guadagnano e se li mettono in tasca. Se invece l'investimento non va a buon fine, chiedono la socializzazione, di socializzare la perdita. Ma scusate, ma di che cosa stiamo parlando? Ecco perché oggi siamo qua riuniti. Non siamo riuniti per costruire un'entità politica, siamo qui per costruire una classe di dirigenti, una classe di persone che hanno conoscenza per preparare un percorso che domani dovrebbe essere il percorso da intraprendere per far restituire agli italiani ciò che era loro e che volontariamente e involontariamente, la complicità volontaria, la complicità involontaria di molti parlamentari ha portato a derubare questi nostri connazionali e questi nostri concetti. E quell'argomento oggi noi dobbiamo discutere. Questo è il nostro primo incontro, è una nostra prima chiacchierata per cominciare a conoscerci e per cominciare a conoscere e cominciare a capire se ci sono dei temi che potrebbero coinvolgerci, che potrebbero accomunarci. Ma questo è uno degli argomenti che dobbiamo tenere in giusta considerazione, perché ci siamo detti gli altri argomenti in questo momento.
fuoco, come focalizzarle al meglio e conseguenzialmente innescare un percorso per un progetto di futuro. Allora, noi che cosa dobbiamo fare? Noi dovremmo sostenere, se siamo fortemente convinti, e far capire alla gente ciò che è successo in Italia e che cosa sta per succedere. Ma oltre questo dobbiamo dare delle proposte. Che cosa vogliamo fare? Come vogliamo uscire da questa crisi? Quello che vuoi proponere quando parlate di sovranità monetaria, che significa? Stampare moneta, cioè ritornare alla vecchia lira, o restare all'interno dell'euro? E qui ci sono due posizioni che dobbiamo discutere fra di noi, vedere qual è la strada migliore. Qualcun altro dice sì, ma noi dovremmo stare, allora fermiamoci un attimo con la sovranità monetaria e parliamo della crisi economica che sta attanagliando in modo particolare alcuni paesi, in modo particolare il nostro. Alcuni qui dicono, ma sarebbe bene che mantenere all'interno dell'euro e far sì che questo euro lo abbassiamo e lo portiamo al pari del dollaro, o qualcun altro invece che dice, non sostiene questa tesi, dice facciamo una moneta parallela, che potrebbe essere una moneta parallela all'interno dell'area del Mediterraneo, Grecia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, che potrebbe per una serie per diversi anni essere una moneta parallela per farci uscire da questo momento di difficoltà. Ed è un tema che è messo sul tavolo per discutere e per chiacchierare quale potrebbe essere il percorso migliore. Ma ci sono tanti temi che sono messi, che vanno visti, che vanno affrontati. Allora questi gruppi, cioè dire questi gruppi che appartengono a movimenti sul territorio, devono porsi un problema e tracciare dei percorsi, ma dare anche delle indicazioni credibili per far capire alla gente che queste persone che si propongono e che vorrebbero essere nel futuro nuove realtà politiche hanno le competenze per poter discutere e per poter parlare. Cioè dire, noi dobbiamo cercare i consensi su temi che temi importanti, ma temi importanti che non siamo parolai come qualcuno in questo momento fa, ma siamo delle persone che affrontiamo gli argomenti, ascoltiamo il territorio e attraverso l'ascolto del territorio e delle persone esperte trovare la giusta strada e batterci per dare delle soluzioni. E allora dopo potremmo anche chiedere un consenso politico, stabilire quale dovrebbe essere il percorso da fare dal punto di vista politico, ma la prima cosa da fare è quella che dobbiamo dare delle indicazioni credibili. Allora il primo tema è questo, ma che cosa vogliamo fare? Abbiamo fatto, dico ciò che ho fatto ieri, con la collaborazione di alcuni esperti sul territorio nazionale, ne vedo qualcuno in sala, abbiamo fatto e preparato una proposta di legge per dividere le banche in banche d'affari e banche commerciali. E allora questa non è mia, io la metto a disposizione vostra per dire che è vostra, discutiamo, aggiustiamo, modifichiamo, facciamo in modo che venga sostenuta all'interno del Parlamento e ben venga il parlamentare diverso di Forza Italia che è disponibile a sostenerla. Questo è quello che dobbiamo fare. E questa è la prima fase. Abbiamo una proposta politica da lanciare fuori per quanto riguarda questo momento di grande difficoltà che il Paese sta attraversando dal punto di vista economico. Allora qual è la proposta che noi lanciamo? Abbassiamo l'euro e lo portiamo a un valore del dollaro? Oppure potrebbe essere un'altra soluzione, come molti dicono, creare una moneta parallela che è prevista indirettamente anche all'interno del Trattato di Lisbona? Queste sono le riflessioni che dobbiamo fare e questa è la prima fase. Poi abbiamo una seconda fase che è l'attuale, il reale, il momentaneo. Cioè il momentaneo non è concepibile che le banche abbiano un comportamento nei confronti di coloro i quali sono cittadini italiani o imprese italiane che sono comportamenti altamente scorretti. Non è concepibile che tu massaia o tu cittadino che hai in affitto una casa e devi pagare una mensilità di 500 euro, di 200, di 300 euro per fare un bonifico da via Trieste a via Napoli, distanza 500 metri, devi pagare 18 euro. Non è concepibile che tu per mantenere un conto corrente devi dare a loro e non loro a te. Non è concepibile, ci sono tanti meccanismi. I servizi che prestano le banche, che sono dei servizi che prestano le banche con un ritorno finanziario nelle loro tasche molto alto. Allora questo è l'argomento che dobbiamo affrontare, questo è quello che ci dobbiamo dire. Ma ci sono anche delle altre riflessioni. Quanto ci costa complessivamente a noi italiani questa perdita di sovranità monetaria? 138 miliardi di euro. Ma è finita? No,
perché 138 più l'allocazione del denaro, che significa 1,50, 2%, è 138 più. Ma c'è un altro passaggio, perché nel momento in cui l'Italia si trova in difficoltà come altri paesi, chiede dei prestiti, come una famiglia normale. Io ho un'entrata che faccio il professore e piglio 1.500 euro. Mia moglie che fa l'impiegata prende 1.200 euro. Faccio la somma 1.500, 1.200, 1.600, 1.000 di pago di affitto, 700 per il figlio, ho 3.000 euro di spese. Mi incasso 3.700, me ne resta 700, posso affrontare. Ma per una serie di motivazioni, io come professore vengo licenziato, non incasso più di 1.500 euro, quello che spende è maggiore di quello che entra. E che cosa sta succedendo? La stessa cosa. Perché l'Italia prima aveva due entrate, una, non so se il termine professore Petrini è giusto, ma sono le tasse, i tributi dei cittadini pagano, e l'altra era la renda di sovranità monetaria. Se tu me ne prendi la renda di sovranità monetaria, io spendevo 1.200, mi incassavo 1.300, me ne restava 100. Se tu mi togli 500 di rendita monetaria, ne ho 800. Allora sono in deficit di 200-300 euro. Che devo fare? Il cittadino va in banca e se mi fa prestare. E il banchiere mi dice, di voi questi soldi sì, ma mi devi dare un tasso di interesse che è pari al 5-6%. L'Italia che fa? Va alla BCE, in questo momento perché parliamo della BCE, mi stampa un po' di moneta, io mi ci stampa una moneta e gliela dà, ma non solo gli fa pagare la moneta, ci ha dato 3 miliardi di euro e mi deve dare 3 miliardi più l'interesse con 3 miliardi di euro. E allora questo che cosa significa? Significa che è un'altra rapina che viene messa in moto e si innesca quasi annualmente per un determinato comportamento di non chiarezza e per una classe politica, attenzione, e come ti ho fatto quella premessa, mi dispiace che il segretario sia uscito, no, là in fondo, ti ho fatto quella premessa perché ora vi dico perché. Perché la classe politica non è in condizione di difendere il paese Italia, perché l'hanno delegittimata. Perché l'hanno delegittimata? Attenzione a questa riflessione, ecco perché oggi noi siamo riuniti qui. Siamo riuniti qui per parlare chiaro e per far capire anche alla gente che la classe politica non deve essere delegittimata, ma deve essere una classe politica legittimata, ma deve essere qualificata, competente, preparata per poter affrontare battaglie nell'interesse del popolo. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Perché la classe delegittimata? Perché a furia di dire sti parlamentari sono un delinquente, sti parlamentari non servono a niente, sti parlamentari vogliono fare solo le cose di interesse, e al popolo che cosa si convince? E poi niente tutti i parlamentari, perché tanto se stiamo senza parlamentari è meglio. Allora un amico mio una volta che mi disse, guarda io sono monarchico, dico ma scusate, perché non applicate la monarchia? Visto che dite che i parlamentari sono un delinquente, mettete uno che comanda, fa tutto, almeno ne pagate uno, non ne pagate 915. Questo perché? Perché la cattiva informazione poi porta alla delegittimazione del tutto. Allora sono i parlamentari, sì, può anche darsi che i parlamentari sono scorretti, non sono preparati, non sono all'altezza del compito, ma non è la delegittimazione, non deve essere delegittimata la politica, dovrebbero essere delegittimati i parlamentari che non si occupano seriamente dei problemi del paese. Questo è quello che dobbiamo far capire. Allora noi dobbiamo inserire all'interno della politica persone competenti. Ecco la mia riflessione, che ho voluto fare una riflessione forte, attenzione, ma per restare nella mente di tutti, sarei disponibile a votare come un avversario politico se dovessi riconoscere nel mio candidato un avversario, un mio rappresentante scadente. Questo è quello che noi dobbiamo costruire, dobbiamo dare fiducia alla politica, e la fiducia alla politica non si dà più con le parole, ma sui fatti che noi mettiamo in atto. Allora, ritornando un attimo indietro e concludo, se c'era qualcuno che voleva fare qualche domanda, se qualcuno voleva fare qualche domanda, io spero di ritornare. Noi dobbiamo dare indicazioni, dobbiamo fare nostro ciò che gli altri hanno fatto, dobbiamo cercare di dare continuità. Noi non siamo, in questo momento primi e non saremo nemmeno gli ultimi, saremo soltanto alcuni che stanno nell'intermezzo di un percorso e ognuno di noi dovrebbe contribuire con i propri errori, con i propri vantaggi, con la propria paura, con la propria paura, ma contribuire a mettere a innescare un processo veramente che cambia loro. Allora noi oggi, dico continuità perché dico continuità, c'è una proposta di legge che io ho costruito, ma l'ho costruita grazie agli esperti
che mi hanno dato la possibilità di portare l'attenzione al Parlamento questa proposta di legge di dividere queste parti in parte da fare il partito commerciale. C'è un'altra proposta di legge che con la collaborazione di tanti, ti chiedo scusa se no se dovete farvi una chiacchieratina. Un'altra riflessione è quella della sovranità monetaria. Io ho presentato una proposta di legge sulla sovranità monetaria per istituire la sovranità al paese Italia, però questa proposta di legge può diventare nostra di tutti, potrebbe essere modificata e ripresentata, ma dobbiamo rincontrarci per vedere quale potrebbe essere l'input immediato per uscire dalla crisi. E allora qual era quello che dicevo prima? Abbassare l'euro oppure fare una moneta parallela? Ma se noi dovessimo decidere sia per uno o per l'altro, dobbiamo dare una spiegazione valida, e deve essere una spiegazione valida e semplice per far sì che la gente che ci ascolta possa recepire il nostro messaggio, innamorarsi del nostro progetto e movimentare, scusate questa espressione forte, le masse, movimentare i cittadini in una battaglia comune per far sì che si creano le condizioni veramente del cambiamento. Questo è, secondo me, quello che oggi deve essere affrontato, e vedere se poi questo filone lo condividiamo, se lo condividiamo vediamo un po'. Poi per andare avanti nel percorso, poi ci sarà gente che entrerà, ci sarà gente che se ne andrà, ci sarà un movimento. Io ne ho visti i movimenti da quando faccio il parlamentare, tantissimi, tanti che sono venuti, tanti che se ne sono andati, tanti che sono entrati, tanti che avevano idee bellissime, parole, e poi invece nella traduzione, perché voglio dirvi anche un'altra cosa che mi dispiace, che rubo un altro minuto, che tradurre quello che ho detto diventa difficile, perché per un movimento, dicevo, un movimento e mi chiamo movimento, ecco il primo che mi viene qua di non so chi è, dico Popolo d'Italia, non so chi è il rappresentante in questo momento di comunità. Dico Popolo d'Italia, dico è un movimento, però questo Popolo d'Italia deve essere rappresentato su tutto il territorio, deve avere i punti di riferimento, per avere i punti di riferimento, avere i punti di riferimento che lavorano, sviluppare una linea politica. Non è facile poi costruire il movimento, non costruire un movimento per diventare veramente punto di riferimento degli italiani. E allora io mi sono permesso di dire in quella riunione che sarebbe bene togliere l'orgoglio di ognuno di noi, e per dire che ognuno di noi è importante, ma come un filo di una trama all'interno di una grande e meravigliosa stoffa, come i maglioni che preparava mia madre. Mia madre li preparava, oggi non li prepara più a 93 anni, però io ogni tanto scherzando mi diceva, ci tiravo un filo scherzando, tiravo il filo dove lei lavorava all'uncinetto oppure ai ferri, e tutto il maglione se ne scendeva. Allora è importante, cioè dire ognuno di noi siamo importanti, ma all'interno di un contenitore molto più ampio, perché il nostro che è 0, 5, 1, 2, messo assieme ad altri, può essere utile non soltanto dal punto di vista elettorale, che è relativo, ma potrebbe essere utile dal punto di vista invece intellettuale per costruire qualcosa di concreto nell'interesse del paese. Grazie.